Bentornati, bentornati in diretta, citofonare ad Inolfi, citofonata conclusiva della puntata con Daniela Santanchè, buongiorno. Buongiorno. Allora Santanchè, adesso io l'ho definita il colpo di pistola a Sarajevo, quel voto di ieri sul voto palese, adesso non ci sono più quasi scuse, perché non avete già aperto la crisi, diciamo, ma forse ormai valeva la pena di non perdere tempo, o no? Io sono assolutamente d'accordo, non c'è nessuna ragione, non c'è motivo di stare insieme al Partito Democratico, non c'è motivo di stare in questo governo, prima di tutto perché non serve all'Italia e agli italiani, perché è un governo che come abitudine primaria ha quella di comprare il tempo, un governo che sta facendo una legge di stabilità, che è di stabilità per il governo, ma di grande instabilità per i lavoratori, per le famiglie e per le imprese, un Partito Democratico che ha l'ossessione del presidente Berlusconi, un Partito Democratico che col voto che ha espresso ieri, cambiando le regole contra persona, contro Silvio Berlusconi, le regole, il regolamento del Senato, un Partito Democratico che accelera perché vuole portare lo scalpo di Berlusconi prima che lo consegnino i magistrati. È una vergogna e io credo che non ha più motivo d'essere lo stare insieme nel nome della responsabilità e di una stabilità che mi terrorizza. Ora, questo contesto si scontra con i vostri problemi interni. Io ho appena ascoltato Sacconi, un senatore consigliato Colomba, che dice non facciamoci prendere dall'emotività del momento, tant'è il governo serve al paese. Che tristezza, che ipocrisia, che falsità, che opportunismo. Cosa, però questa cosa crea delle, insomma, delle difficoltà numeriche in Parlamento o no? Intanto a me personalmente crea una difficoltà umana, perché credo che una comunità politica debba essere prima una comunità umana. Nessuno è lì perché ha vinto un concorso, siamo tutti lì perché abbiamo avuto dal presidente Berlusconi. Nessuno ci è venuto a citofonare a casa per dire di fare il può di fare il ministro. Non abbiamo vinto un concorso. Il problema è che abbiamo tutti vinto una lotteria senza nemmeno comprare il biglietto. Quindi voglio dire, se queste sono le espressioni verbali di componenti del nostro movimento politico, beh, devo dire che non può essere più il mio movimento politico. Potrà essere che il PDL diventi la cosa loro e Forza Italia la cosa vostra? Cioè, può essere una soluzione questa? Beh, mi sembrerebbe un regalo eccessivo da parte del presidente Berlusconi. Dovrebbero costruirsi qualcosa di nuovo, partendo da zero, perché insomma la manna non cade sempre dal cielo. Il tema della crisi numericamente come lo vede? Cioè, secondo lei c'è un recupero di Berlusconi nei confronti, se non di Alfano, forse anche di Alfano, nei confronti di qualcuno di quei famosi 24-25? Lei la sta seguendo un po' questa vicenda? C'è un'erosione della loro forza parlamentare? Ma guardi, io so perché ci sto lavorando, che per quanto riguarda il documento che è venuto fuori dall'ufficio di presidenza con un voto all'unanimità, ha una raccolta di firme che è assoluta maggioranza, e quindi voglio dire, sui numeri, i numeri sono freddi, non si possono raccontare, interpretare, quindi sui numeri grazie a Dio non c'è nessuna preoccupazione, perché grazie a Dio siamo in maggioranza a pensarla in questa maniera, e quindi voglio dire, la battaglia dei numeri non esiste. No, ovviamente la maggioranza sì, però basta che, come dire, al Senato siano una ventina e i numeri per il sostegno a Letta si trovano, insomma, no? Sono le famose... Ma sa, io sono molto lontana dai ricatti, quindi è una politica che non riesco a capire, è una politica che mi disgusta, perché a parole, grandi comunicati, grandi dichiarazioni, perché sa, le parole costano poca fatica, poi invece nei fatti mi dispiace che ci sia l'accordo col nemico.
quando Alfano dice daremo battaglia in Parlamento, in realtà dice una frase un po' così, insomma, perché con il voto... E tanto lì dovrebbe darla al governo la battaglia, perché se non mi sbaglio lì ci prende. Quindi il tema diventa questo, si rischia veramente di usare queste parole, daremo battaglia in Parlamento, per coprire un'inazione, può essere questa la strategia? Perché poi la Ma battaglia guardi, in Parlamento... è un modo di fare politica a me molto lontano, io sono una persona con i miei difetti, forse anche con i miei eccessi, però una persona trasparente, chiara nell'esporre quello che è il mio pensiero, per cui io sto vivendo dei giorni molto molto tristi, dei giorni in cui sto pensando che senso ha stare con alcuni che sono così lontani in termini di valori, in termini di amicizia, in termini di gratitudine, forse non è la parola più giusta, ma sono molto 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 combattuta, perché non mi piace questo modo di fare politica, non mi piace non mantenere la promessa che anch'io ho fatto in campagna elettorale con i miei elettori ai quali devo rispondere. Non mi piace pensare che abbiamo detto che gli italiani non avrebbero più pagato l'IMU e adesso siamo in un governo che cambia il vestito all'IMU, ma non cambia niente per le tasche degli italiani, perché tireranno fuori gli stessi soldi. Non mi piace dover andare in mezzo alla gente, tra quelli che sono anche i miei elettori, e dir loro che nel paese c'è una forzatura per fare una dittatura dei contanti. La dittatura della moneta è una dittatura che mi spaventa, che mi preoccupa. Non mi piace andare in giro, anche stare in questo movimento politico dove ormai c'è una cultura del sospetto. Io non sono fatta così e quindi non... è un periodo triste, sofferente, è un periodo di grande lacerazione e anche di pensieri su quello che deve essere il futuro di ognuno di noi. Non ha più voglia di fare politica, Santanchè? No, ho voglia di fare politica perché ho voglia di continuare in quelle battaglie nelle quali io credo, senza se e senza ma. Non posso lasciare questo momento, perché sarebbe da vigliacchi, sarebbe fare Ponzio Pilato, lavarsene le mani, non è il mio carattere, non è il mio atteggiamento. Però è un momento che sto facendo molta fatica, come credo di non aver mai fatto nella mia attività politica. Grazie a Daniela Santanchè, buona Grazie. Giornata. Salve. Arrivederci. Beh, insomma, una bella intervista che sembrava un po' cuore in mano, no? La pitonessa era abbastanza, forse sinceramente, intristita. Ma devo dire che lo spettacolo dei traditori che stanno lì adesso ficcano il coltello nelle spalle di quello dai cui hanno preso tutto, un pochino di elegante, diciamo, no? Alla fine ci sta quasi più simpatica la Santanchè, va detto.